ferro la Virtus, squadra che ha la miglior percentuale da due in Serie A, si appoggia al vetro Hackett, tiro difficilissimo ma bersaglio. Poi il pallone Feldin lo restituisce al doppio zero, altro taglio di Grossel, chiude in rotazione in aiuto Wims, poi Grossel prova in qualche maniera un semigancio mancino, dopo due con Sampson, poi scarico a cercare Hackett, intercetto per un attimo di Durant, ma poi la palla viene ritrovata da Hackett che arma la mano di Hervey, tripla per la Segafredo. Lo gestisce Fraser, penetrazione, tiro complicato in controtempo, con la mano sbagliata, ma riesce a trovare l'angolo giusto. Ora Hackett prova a spingere, prova lo scarico proprio per Hervey, che si rimette a posto coi piedi fuori dall'arco, tiro sbagliato, c'è Hackett, a rimbalzo offensivo, segna il canestro con anche il fallo. E invece gli arbitri lasciano proseguire, palla dentro poi per Sampson che va a schiacciare evitando l'intervento di Benzing. E fino alla fine di questo secondo quarto con la palla in mano, Fraser vuole attaccare, scarico per Procida, ancora da tre, terza tripla del suo primo tempo. Tiro da tre, del sorpasso sbagliato, arriva la schiacciata del sorpasso. Nuovo Hackett, blocco di Jeté che resta in campo nonostante i tre falli, palleggio, arresto, tripla, Daniel Hackett. Un vantaggio di un possesso pieno per la Virtus, adesso perde palla Benzing, prova a correre Cordinier, Eurostep, si appoggia al vetro, dentro altre due. Parziale di 6-0 per le Lunere, è arrivato un 8-0 per la Segafredo, che prova ora a chiudere Haralabopoulos, jumper sulla sirena, complicatissimo, quasi nei pressi della linea metà campo da Mannion, contro Haralabopoulos, step back, tiro da tre dell'ex Golden State Warriors, più 6 Segafredo. Vuole comunque mungere un po' il cronometro Mannion prima di attaccare, dal palleggio l'assist per il taglio di Sampson, dentro altre due per la Virtus. D'altra parte, per riportare la F in singola cifra di svantaggio, Durham finta per far saltare Mannion, poi si alza e spara, tripla meno 7. Hackett per giocare l'uno contro uno con Jabril Durham, assist dentro per Sampson che riesce a battere la sirena, airball per l'ex Nanterre e allora può correre la Fortitudo. Fraser prova ad arrivare al capolinea, rimbalzo di Haralabopoulos, vuole correre la Fortitudo, Feldin batte Teodosic, meno 2. 2 minuti e mezzo, un altro derby volata proprio come l'andata. Hackett, che quel giorno a dicembre non c'era, dentro al trip Benzing, il passaggio un po' fuori misura, deve raggiungerlo il tedesco. Benzing, finta, passo, tiro appoggiato al vetro, meno 1. Primo libero di Mannion, freddo come l'altro lato del cuscino, fa più 3 con questo 2 su 2 pesantissimo, si apre Feldin, la riceve lui da 10 metri, Feldin corto, rimbalzo di Hackett che poi cede il pallone a Mannion, non riesce a far fallo la Fortitudo e allora scappa per vincere la partita la Virtus. Il derby numero 112 ancora una volta lo porta a casa la Segafredo.